poi vicino a voi, grazie al sindaco che ci parlerà fra poco, a tutti gli assessori che vedo presenti, ai consiglieri e segnatamente fra questi ad Andrea Cesareo, che si è veramente tanto data per l'organizzazione di questo evento, molto ben assistita devo dire da numerosissime associazioni, gruppi femminili della città che sono molto attenti a quello che è un tema assolutamente importante. E mi piace anche sottolineare che siccome le istituzioni devono collaborare, abbiamo fatto questa cosa di concerto anche con l'assessore alle pari opportunità provinciale Paola De Dominicis. Quindi mi piace esprimere anche questo senso di collaborazione fra le istituzioni. Quando ci siamo incontrate con le donne per preparare l'incontro di oggi, ci siamo domandate su come organizzare questo evento, quale doveva essere il senso finale. Abbiamo ritenuto che non dovesse essere connotato da vittimismo, non dobbiamo essere qua oggi per piangerci addosso, dobbiamo essere qua oggi con la consapevolezza che il futuro può cambiare, può essere migliore, anche se stiamo occupandoci oggi di una giornata contro la violenza sulle donne, che è così ahimè presente, forse questo tema però sarà più scandagliato dalle altre. Io voglio viceversa sottolineare il fatto che il futuro può essere migliore, ma questo dipende da noi. Il futuro viene preparato, come ci si prepara a un esame, come ci si prepara a tanti eventi importanti nella vita. Dobbiamo preparare il nostro futuro, dobbiamo volerlo migliorare, dobbiamo avere la capacità, gli strumenti per prepararlo. Ecco che allora parlare di strumenti per migliorare il futuro significa parlare di istruzione. Ed è così che in quella sera in cui abbiamo preparato l'evento il nostro pensiero è arrivato su questa ragazza che si chiama Malala, che è una ragazza pakistana che ha rischiato la vita per voler affermare l'importanza assoluta di avere il diritto all'istruzione da parte delle ragazze in Pakistan. Certo, in Italia il tema non è questo, il gap culturale tra i maschi e le femmine è stato superato negli anni 70. Oggi le donne si laureano di più degli uomini, più velocemente, con migliori voti, eppure siamo ancora fortemente discriminate. La questione femminile è ancora molto presente in Italia. In Italia le donne sono il 51,4% della popolazione, ma nei posti di comando le vediamo poco. Bisogna dire che ci sono delle eccezioni, qua voglio ancora ringraziare il sindaco che ha avuto, non lo so, l'intelligenza forse di avere ben 4 donne in giunta, una donna che è segretario generale, una donna che è capo di gabinetto. Quindi forse anche per questo che oggi siamo qui, perché c'è una sensibilità particolare di questo comune e quindi vogliamo lanciare questo invito a tutte voi a pensare positivo su una progettualità per il nostro futuro che sia non solo di minore violenza ovviamente, ma proprio di un'importanza, di un recupero di un ruolo per le donne, perché non siamo, questo è quello che chiediamo, non lo chiediamo per le donne, lo chiediamo per il nostro paese, soprattutto in questo momento, in un momento di crisi profonda, sociale, economica, non possiamo non usare, non sfruttare quel giacimento di talenti, di preparazione, di cultura, di forza che è nelle donne. Dobbiamo veramente recuperarlo. La società. In questo senso l'augurio che vi rivolgo è questo, credo poi che l'assertività si insegni non con le parole ma con gli esempi, quindi guardate alle donne con maschi come si fanno avanti e voi andate nel mondo con grande determinazione e chiedete a voce alta ciò che è un vostro sacrosanto diritto, ce lo siamo meritate, grazie a tutti.